L'incendio è stato devastante, i danni sono ingenti, anche perché nel mirino di piromani senza scrupoli è finito un casolare antico di un certo valore storico e artistico. Le fiamme, appiccate dolosamente, hanno letteralmente distrutto la mobilia, annerito le pareti e reso inagibili quasi tutte le stanze. Della casa di campagna di un pensionato 84enne di Monteroni non resta che cenere e fuliggine. Chi ha agito si è mosso con sicurezza non solo perché la villa sorge in mezzo alle campagne, fra Monteroni e Copertino, in località Torre del Saetta, quindi lontano da occhi indiscreti, ma anche perché evidentemente era a conoscenza del fatto che in casa non vi era nessuno. Si tratta infatti di un casolare disabitato, utilizzato solo durante il periodo estivo, trasformato durante la stagione invernale in una sorta di deposito. Secondo la ricostruzione dei fatti, i malviventi hanno divelto una grata, forzato la serratura della porta d'ingresso, quindi sono entrati nelle stanze e dopo aver cosparso i locali con liquido infiammabile, hanno appiccato il fuoco che in breve ha divorato tutto. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo prima di avere la meglio sulle fiamme. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione che insieme ai colleghi della compagnia di Lecce hanno avviato le indagini. Sin dalle prime battute gli investigatori hanno privilegiato la pista personale, leggendo il gesto come una sorta di atto vendicativo. Hanno anche raccolto le dichiarazioni della vittima, un pensionato incensurato che potrebbe aver fornito elementi utili per chiarire i contorni della vicenda.